numero senza permesso. Ci colleghiamo subito con i nostri paesi, perché lì nei loro paesi c'è una grande festa. E quindi Santa Margherita di Belice, con una grande amica, ovviamente di Mezzogiorno in Famiglia, Roberta Gangeri. Buongiorno, Gangeri! Gangeri! Lo sapevo! Gangeri! Roberta, perdonami, Roberta Gangeri! Non ti preoccupare, Amadeus! Siamo qui nel paese del Gatto Pardo, a Santa Margherita di Belice, in provincia di Agrigento. Io sto raggiungendo la nostra piazza principale, piazza Matteotti, e indosso un abito da sogno, bellissimo, quello di Angelica, in particolare quello della scena del ballo con Bart Lancaster e la bellissima Claudia Cardinale. Alle mie spalle, già l'avevi anticipato tu, Amedeus, potete notare il bellissimo palazzo Filangeri Cutò. Io intanto ringrazio e saluto il mio Tancredi e raggiungo anche la dottoressa Rosia Abruzzo, direttore artistico dell'istituzione Giuseppe Tommasi di Lampedusa, che ci ha portato una prima edizione preziosa del romanzo Il Gatto Pardo. Allora, dottoressa, che collegamento c'è tra il romanzo e il palazzo? Il palazzo Filangeri Cutò è il palazzo di Donna Fugata, descritto da Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel suo celeberrimo romanzo. In questa casa lo scrittore trascorse anni felici della sua infanzia, tanto da definirla, tra le residenze estive della sua famiglia, la preferita. E ora conosciamo meglio il nostro paese, Santa Margherita di Belice, in provincia di Agrigento, commentando le immagini della cartolina. Ecco il palazzo Filangeri Cutò, che si affaccia sulla centralissima piazza Matteotti e l'adiacente chiesa madre prima dell'intervento di restauro. Alcuni scorci suggestivi della facciata, con l'ingresso al primo cortile, ed il terzo cortile con la magnifica scalinata di accesso al piano nobile. Nella vicina villa comunale il Coffee House, struttura Liberty dove i nobili trascorrevano momenti di svago. L'ex chiesa madre, oggi museo della memoria del Belice in seguito all'intervento di restauro, la grande serra nel giardino del Gatto Pardo adiacente al palazzo ed una meravigliosa panoramica della Valle del Belice. E grazie dottoressa, ma qui a Santa Margherita di Belice tutto richiama il Gatto Pardo. Ci sono ceramiche, tanti libri del Gatto Pardo in edizioni straniere, tante curiosità che man mano scopriremo nel corso di questi due giorni insieme. Intanto da piazza Matteotti inizia il tifo per la nostra squadra gialla. Dalla Sicilia vi aspettiamo dopo, un grande in bocca al lupo, ciao! Grazie Roberta, Roberta Gangeri, grazie, grazie. Sì, ma adesso scusate perché adesso festeggiamo già il primo punto di vantaggio, ottimo per il nostro paese. Nel frattempo qui in piazza gli amici margheritesi hanno allestito una piccola mostra, guardate quante belle opere d'arte, sono anche originali e molto particolari, quindi realizzati proprio da un bravo pasticcere, il signor Piero Tumminello, campione italiano di pasticceria, juniores e artistica. Le sue opere sono tutte in cioccolato e zucchero soffiato. Guardate che bello, a questa rappresenta un fondale marino. Quanto tempo ha impiegato per realizzarla? Ci ha impiegato quasi 8 ore, perché sono delle tecniche un pochettino complesse e difficili da realizzare. Allora, lei è accompagnato dal papà Giuseppe, immagino che è stato il suo primo maestro. Sì, lui è stato il mio primo maestro e grazie a lui ho intrapreso questo lavoro della pasticceria, che poi ho proseguito nelle scuole professionali e ora sono a lavorare nella pasticceria di famiglia. Bene, maestro Tumminello, allora so che lei ha portato alcuni strumenti del mestiere per mostrarci qualche passaggio della sua lavorazione. Da che cosa iniziamo? Allora, iniziamo a fare una rosa in cioccolato plastico bianco. Posso? Sì. Allora, iniziamo con la stensione della pasta, col martarello, con questo che noi già abbiamo fatto. Ora con il coppapasta iniziamo a tagliare il primo petalo. Sì. Iniziamo la formazione. Perfetto, poi? Ora iniziamo con la formazione della rosa. Allora, prendiamo i petali. Io già la rosa l'avevo già quasi pronta. Il mio primo petalo. Iniziamo la formazione. Daniele, il diaframma. Mettete il microfono vicino petalo al dopo signore petalo. Che sta parlando. Sì, petalo dopo petalo si sta formando si la sta nostra formando rosa. La rosa. Ecco qua, quante ne deve applicare? Una ottina, 8. 8. Bene, bene, stiamo quasi concludendo la nostra opera d'arte. Un applauso al nostro maestro. Ah, qui abbiamo il prodotto finito. Il prodotto finito? Sì. Questa la regalo. Grazie, è una meraviglia. Questo sparirà nel giro di qualche secondo, intanto come potete sentire il tifo dalla nostra piazza continua, noi dalla Sicilia vi aspettiamo dopo per superare la prova esterna. Ciao! Ciao, grazie.
Grazie Roberta, per grazie. Bella, Roberta, bellissimo. Per adesso direi che è il momento. Piazze non si gioca, come no? Le piazze non vedono l'ora di giocare. Santa Margherita di Belice inizia a giocare con Cogli la prima mela. Prego. E sì, Amadeus, siamo pronti a sostenere la nostra squadra in studio con la prova esterna. Oggi giochiamo a Cogli la prima mela. Per Santa Margherita di Belice è pronto Giuseppe, buongiorno, che si trova davanti a una bacinella piena d'acqua dove galleggiano 20 gustosissime mele. Dopo il mio via, Giuseppe dovrà cercarne di prenderne quante più possibile con la bocca, senza aiutarsi con le mani, e trasportarla nella seconda bacinella che vedete. Ovviamente le mele che si perderanno durante il trasporto non saranno considerate e valide, si aggiudicherà la prova il concorrente che nell'arco di un minuto di tempo riuscirà a trasportare il maggior numero di mele. A controllare la regolarità del gioco c'è per noi il comandante della Polizia Municipale, buongiorno a Nino Turano, e siamo pronti per partire. Forza Giuseppe, in bocca al lupo. E allora, 3, 2, 1, via con la gara dalla Sicilia. Ecco il nostro Giuseppe, primo tentativo a segno, prima mela portata nella seconda bacinella. Sono due in questo istante a Piazza Matteotti. 3, vai Giuseppe, sei allenato. Bravo, bravo, 4 mele, adesso nella seconda bacinella. E adesso si fa anche più forte il tifo dei siciliani. Nel frattempo le mele nelle seconda bacinella sono diventate 6, 7 in questo istante. Vai Giuseppe, tutti i margheritesi sono con te. Adesso sono 8, 9 le mele. Vai Giuseppe, hai ancora più di 30 secondi a disposizione. Vai, vai, bravissimo, bravissimo, così deciso, deciso, attenzione a non far rovesciare la bacinella. Vai Giuseppe, ancora più forte il tifo per il nostro concorrente. Hai circa 17 secondi. Vai Giuseppe, pian piano la seconda bacinella si sta riempendo di tante mele gialle. Vai, vai, vai Giuseppe, vai, vai. Ah, peccato, una è caduta a terra. Vai Giuseppe, non demordere. È ancora qualche secondo, sta per terminare la gara, che termina in questo istante. Prego giudice. L'ultimo non può essere attribuito. Grandi clamori per il nostro Giuseppe. Allora, credo che dobbiamo togliere una mela perché è entrato dopo il tempo. Sì, e allora per Santa Margherita di Belice. Contiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mele. Dalla linea Santa Margherita di Belice, le nostre belle piazze. E sì, Amadeus, e qui si festeggia l'ottimo risultato conseguito dalla nostra squadra, un tripudio nel televoto. Nel frattempo qui in piazza continuiamo a parlare di delizie, guardate quante eccellenze della pasticceria siciliana. Allora qui abbiamo i cartocci fritti, poi ancora le cassatine, i cannoli, ma non è finita qui, perché ad esempio lo chef dell'istituto alberghiero di Sciacca si è concentrato, pensate, proprio sulla lavorazione del fico d'India, perché dovete sapere che il fico d'India, o almeno la sua coltivazione, qui ha una tradizione secolare, ma proprio a partire da come si sbuccia questo frutto esotico, proprio come ci sta mostrando il signor Nino. E il nostro chef ha preparato per noi il gelo, lo assaggeremo, grazie, perché devo raggiungere anche il suo collega che ci sta preparando un altro dolce tipico di Santa Margherita, le siringate, si chiamano così proprio per loro particolare forma a siringa che i pasticceri qui fanno proprio con un tipico strumento, la tasca, eccola qua. Come si preparano le siringate? Basta spremere all'interno dell'olio caldo. Vediamo, e fare dei tocchettini, ecco, con questo prodotto che stiamo utilizzando, che è un impasto di farina e ricotta. Le facciamo friggere per qualche secondino, non vogliono molta, molta frittura, queste si preparano immediatamente, ecco, già abbiamo le prime che le possiamo estrarre. Una volta estratte, le passiamo nello zucchero, come vi sto facendo fare io, e abbiamo terminato l'operazione. Già sono pronte da mangiare. Ah, che bontà, io come sapete non resisto, ne devo assaggiare assolutamente una. Grazie. Intanto dalla nostra piazza il tifo continua per l'ultima prova da superare, in bocca al lupo. Squadra di Santa Margherita di Belice. Eccola qua, vai Santa Margherita, vai. Si vede tutto. Nonostante. Ecco la piazza. Ci colleghiamo con Santa Margherita di Belice, condominio. Sì, per un saluto. E qui è festa, ottimo esordio per la nostra squadra che si aggiudica il punto di vantaggio. Siamo sicuri di vincere anche domani e diventare i primi campioni di questa nuova edizione di Mezzogiorno in Famiglia. Intanto qui la festa continua dalla Sicilia, vi aspettiamo domani ancora per condividere insieme tante altre curiosità. Buona giornata, ciao! Riccia, riccia!